Eccoci qua ragazzi, bentornati nel mio canile. No, è un canale, ma non è neanche un canale. Volevo presentarvi il performance a percussione, il nostro trapano avvitatore tanto odiato, tanto amato, che quest'anno è aumentato di 10 lire, 10 euro, e ha creato tanto di quello scompiglio fra "è caro, vorrei ma non posso, posso ma non voglio", insomma. Tanto si è discusso, ma mai come quest'anno. Vediamolo, dai. Allora, la prima cosa, aprendolo, che vi trovate subito lì proprio in mano, è la prima cosa che trovate, è questo, il libretto di istruzioni. Questo qui morde, è pericolosissimo, è graffia, non va mai letto, non va mai assolutamente letto, bisogna solo fare le domande sui soldi. Quindi, appena lo prendete, fate così. Buttatelo via perché non serve a niente. Proseguiamo. Cribbio, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Vai via. Eccolo qua. Questo è il nostro trapano avvitatore a percussione. Abbiamo due batterie che sono le nuove cell balancing. Ah, una cosa che ho scoperto, le cell balancing quando sono cariche al massimo non fanno come le altre batterie che le schiacci e si spengono subito, rimangono accese. Aspetta che spengo il flash, magari si vede meglio. Quando controllate la carica, se premete il tastino, le cell balancing rimangono accese. E si spengono lentamente. Sempre all'interno della valigetta misto alluminio e plastica con gomma piuma. È fatto anche benino, anche se po' ingombrante di solito rispetto alle altre, ma poi vediamo il motivo. Troviamo il caricatore con la ventola. Se per caso lo collegate, la ventola è rumorosa. Nella mia raccolta trovate un video dove vi spiego come ho fatto a renderla molto più silenziosa. In pratica vibra, basta un tacchettino di gomma o di silicone nei bordi della ventola e diventa silenziosissimo. Il caricatore è nuovo, a parte la disposizione a LED nuovi, come potete vedere è da 3,5 A come spunto per ricarica. Mi sembra che l'anno scorso fosse da 2 A, mentre sul tastellatore del monitor, martelletto che dir si voglio, e sulla smerigliatrice Performance è da 4 A. Da 3,5 A è la prima volta che lo vedo. Non riesco neanche a capire lo scopo, perché togliere 0,500 mA e riprogettare una circuitazione elettronica e tutto il resto. Boh, se l'hanno fatto. Avranno avuto i loro motivi. Quando l'aprite, vi ricordo, trovate la seconda batteria cell balancing già montata sull'avvitatore. La seconda impugnatura, molto utile perché vi ricordo che questo avvitatore trapano ha 80 Nm e se vi si pianta mentre l'avete con una mano solo, con un polso solo, non dico che vi fa male, ma un po' di fastidio ve lo dà. Quindi utilizzate se possibile quasi sempre la seconda impugnatura sulla quale potete montare la battuta. Altro non è che una regolazione per montare o fare fuori fino a determinata profondità, non andare oltre, utilissimo per quando magari montate i tasselli, giusto per fare tutti fuori alla stessa profondità. Ed infine, ovviamente, il trapanino. Possiamo osservare qua l'avvitatore nella sua, diciamo, configurazione di utilizzo. L'asta di battuta per la profondità dei fori, la seconda impugnatura che va bene sia per chi vuole impugnare a sinistra, sia, scusate, si svita
sia per chi vorrebbe utilizzare o può utilizzare la destra, e comunque gira bene nei 360 gradi, no, perché alla fine tocca sotto, comunque è molto agevole, si può trovare la soluzione o la posizione che maggior ci aggrada. Qua vediamo il cambio di velocità, prima marcia dove dovrebbe essere da 0 a 400 giri al minuto, e seconda marcia da 0 a 2000 giri al minuto. È un soft start, nel senso che se meno premiamo e meno gira. Questo è magari la fase di avvicinamento, quando state iniziando a forare il primo strato di intonaco per essere centrati. In questa posizione è solo perforazione. Ho tolto l'impugnatura aggiuntiva o secondaria, che dir si voglia, per farvi vedere meglio la ghiera, che non è più rossa, anzi più che rossa era un bordeaux sui modelli 2020 e 2021, mentre sul modellier 2022 è diventata grigia. In questa posizione va a roto percussione. Ovviamente se adesso va, il percussore non entra in funzione, ma aspettate che trovo un modo di farvi vedere come fa. Allora, così, in questa posizione foro e percussione. Quindi se noi teniamo anche solo il mandrino appena appena schiacciato, così gira normalmente e così va in percussione. Percussioni che possono arrivare fino a 36.000 percussioni al secondo. No, al minuto. Quindi riponiamo il trapano avvitatore a percussione, la batteria da 2 ampere, la seconda batteria da 2 ampere di scorta, il caricatore da 3 ampere e mezzo, l'impugnatura secondaria e la battuta di profondità nel primo ripiano della valigetta. Questa è una gran bella gomma, eh? Questa è veramente veramente bella, e se tenete gli attrezzi e li tenete in un determinato modo potrete solo apprezzarla, poi è tutto in ordine. Piccola particolarità, molto furbamente vi posso dire che non hanno incollato il termoformato, quindi viene via facilmente e agevolmente, a parte il peso con la mano poi alla sinistra, e vi trovate molto molto più spazio disponibile, quindi potete mettere tutte le batterie che volete o come le volete, anche così, con tanti accessori in più, forse a discapito di un po' di ordine e con tanto peso in più, perché comunque sappiate che la combo non è leggerissima. Anche il cassettino secondario, si sganciano le due cerniere qua, cosa è successo? Anche il secondo cassettino ha il termoformato estraibile, quindi i più bisognosi possono sfruttare lo spazio come meglio vogliono. Lidl, per Parkside Performance, ha scelto di farcelo arrivare in questa combo discutibile, perché gli hobbisti di solito usano il materiale di consumo che aggrada loro, però potrebbe essere anche un'occasione per un bel e buon regalo, nel senso che uno acquista tutta la combo a 139 euro con 3 anni di garanzia sulle batterie, ma 5 anni di garanzia su tutto il resto a 139 euro nel 2022, secondo me non è tanto, visto anche i prezzi della concorrenza. Qui abbiamo un taglierino o cutter, che dir si voglia, un cacciavite piccino, un metro da 3 metri o flessometro lo chiamano, un cacciavite che dovrebbe essere a cricchetto e ha una particolarità, svita e dentro è vuoto, quindi potete mettere anche degli inserti o dei tasselli di scorta, però
è molto cheap, molto leggerino. Non so quanto possa essere pratico e affidabile. Ha la calamita, il magnete per tenere i bit. Bits che troviamo in queste due valigette, una ha la chiusura rossa, una ha la chiusura nera. O avevano finito le chiusure rosse, o avevano finito le chiusure nere, o semplicemente le hanno messe di colori diversi per ricordarsi cosa c'è dentro. Però dai, sfido chiunque a ricordarsi dove sono cose, magari le brugole, le torsi, il taglio, cose del genere. Comunque, forse la funzione era quella. Scrivete nei commenti se vi vengono in mente altre soluzioni. Allora, questi sono i bit. Onestamente non so dirvi se sono della serie Performance, comunque sono della serie oro. Questo qua non è di certo un Performance, però è bello pesante con la sua calamita e tutto il resto. Io ho quasi smesso di usare questi bit, questi inserti, perché anche sugli avvitatori normali uso solo gli impact. Mi sembrano più precisi e soprattutto sono molto molto più durevoli. Comunque la cassettina è simpatica. Seconda cassettina. Un altro prolunga per i bit. E gli altri inserti. Sempre questi, anche loro, serie oro. Proseguendo l'esplorazione degli accessori in bundle, troviamo le punte. Punte Parkside, non c'è scritto Performance. Le vedo da muro, legno e metallo e plastica. Metallo e plastica di solito le fanno insieme. Abbiamo forse le maggiori dimensioni utilizzate. Nel caso del metallo abbiamo 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm. Nel caso del legno 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm. E nel caso della pietra o mattone, diciamo mattone, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm. Quindi non c'è nessuna differenza. Infatti, se lo apriamo, potete vedere che le spunte sono messe in custodia. Così, quindi legno 10 mm, metallo, pietra o mattone che si voglia, e così continua tutte per le serie. Quindi abbiamo tutte le punte da 6 messe in una maniera, legno, metallo, pietra, le punte da 5, le punte da 4, le punte da 3, fino a arrivare ovviamente a salire 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Non c'è né punte della 7, da 7 né punte da 9 mm. Sono punte valide? Sono punte che non valgono niente? Non lo so. Girano dritte, come il mandrino gira dritto, non siamo più ai problemi che avevano i vecchi Parkside. Però personalmente io uso solo punte della Bosch o della Fischer. È qualche anno che le conosco e mi trovo bene su questo genere di trapano. Mentre su quelli un po' più seri con l'attacco SDS uso solo le punte della DeWalt. I consumabili sono una cosa che ognuno usa i propri e si trova meglio. Questi utensili sono discreti se non buoni, soprattutto nella linea Performance nero, ma il materiale a corredo non dico che lascia il tempo che trova, perché non è giusto, sono comunque delle cose che paghiamo e sono dentro, però ognuno è libero di integrarli o comunque sostituirli con le proprie soluzioni che ritiene più idonee. Vi rammento che tutti gli acquisti fatti presso il Lidl hanno un mese di diritto di recesso. Prima erano addirittura 3 mesi, ma siccome tanta gente ne approfittava e si sono visti costretti a tornare a 1 mese. Quindi voi avete 1 mese per provarlo, toccarlo con mano, utilizzarlo, e fra 1 mese
magari portarlo indietro e anche come giustificazione dare non piaciuto. L'importante è lo scontrino fiscale che avete al momento dell'acquisto. Se lo tenete, come credo quasi tutti, anche perché, ripeto, questo è uscito il 17 gennaio alle 8 in quasi tutti i Lidl, penso dai 3 ai, scusate, dai 4 ai 6 pezzi, se non 10 pezzi per filiale, e alle 8:25 era finito. Se lo trovate adesso ancora in giro è o qualche reso o qualche giacenza di magazzino che era rimasta lì dispersa in qualche consegna mancata che viene effettuata in ritardo. Quindi dicevo, se lo tenete, sappiate che con lo scontrino meglio fare una fotocopia, la garanzia di batterie self balancing è valida per 3 anni, mentre alimentatore e utensile, essendo un serie nera performance, è valida per 5 anni. Quindi il mio unboxing finisce qui, è inutile che mi metto a forare piastrelle, a forare mattoni, legni, muri e tutto, perché ci sono altri youtuber molto più bravi di me e con molto più seguito di me che lo fanno già, quindi guardate loro, prendete le loro sensazioni, le loro decisioni, le loro impressioni. Io vi ho semplicemente mostrato cosa c'è dentro e saluto tutti gli youtuber, molti li conosco dal vivo. Uno in particolare, Riccardo, ho avuto occasione anche di conoscerlo al vivo con Antonella quando siamo andati in viaggio di nozze in Sicilia, è stata una persona squisitissima e gentilissima. Come lo vedete nel video, forse dal vivo è ancora meglio. Ciao Ricky, è stato un piacere conoscerti. E se vi va mettete un like, se vi va iscrivetevi al canale, se vi fa piacere commentate, se no fate quello che volete, il video è qua e ripeto, non è una prova, non è una comparazione perché non ho gli strumenti e non ho neanche la voglia di mettermi lì a fare buchi, perché quello che buco io magari non è quello che bucate voi. Io vi ho fatto solo lo spacchettamento per farvi vedere cosa c'è all'interno. Ciao a tutti da Max450.